iniziato in questa stantella. Sì, sì, vai, vai solo. Jonathan, siete vai da solo. Leonardo. Occhio. Esci, match esci uno. Un po' particolare, Francesco, nel senso che... Bravo, Matti, esci sempre, Sono settima, ottava nel girone della Lega Statale, ma paradossalmente chi vince non è ancora fuori dal discorso playoff. In un attimo. Aldo, stringiamo un po', stringi un filo, stringi un filo. In un attimo. Non hanno laterale, stringiamo. Andre. Valena Ross, tira il follo di fondo. Occhio. Prova a distendersi. Occhio! Il maglio giallo-blu. C'è questa conclusione, ti è un assist, la conclusione è traversa! Tutto solo, Valdo. Sbagliamo noi, è giusto che ci guardiamo. Andrea, ti dispiace. Federico, anche tu, vi chiedo scusa. Passa al centro, palla messa fuori, la conclusione da parte del numero 4 che è la parte specifica di Rossignoli. Ragazzi, un accelera. Senai è la fusione tra Setai e Sinai. Attenzione, il tocco sotto di Gavazzi. Anzi, la bifa, gli chiedo scusa. Randos che porta palla, troppo lento però il ritmo. Fontana. De Fazio. Ancora De Fazio, dice questo pallone, lo scarica tutta a sinistra, c'è questa conclusione, Orio! No, si è visto bene Francesco. La batte. Ah, la batte. Okay. Prova a uscire fuori la formazione del Golden Arrow. Azione che si sviluppa sull'occhio di destra con questo pallone lì per Mahob. La batte. De Fazio. Carica il destro! 1-0! Eh sì, De Fazio è il giocatore di maggiore spessore. Conquistato per i ragazzi del Setai. Accelerano. Quindi col Leonardo copre bene il campo, almeno in fase di non possesso. Bifali. Federico Lapi. Torrani. Palla dentro! Esce non di molto. Una spaccata qui. Dovrebbe essere di Rossignoli, se ho visto bene. Quello era rosso, però il giro palo. De Fazio. De Fazio. Attacca la soffera palla, ripartenza del Setai. Però vedi, non accelera neanche in questo caso. Lapi in qualche modo, il destro! E che gol! Un missile. Un missile, davvero. Imprendibile questa volta per Panucci. Pareggio giusto, per me, quanto abbiamo visto in questi 15 minuti del primo tempo. Un pareggio che però serve a nessuno dei due. Attenzione, qui si dice. Sulla tocca di braccio e quindi calcio di rigore. Il petto l'ho presa, stai scherzando. È del numero 8. Quindi vedevo che protestava. Diceva l'ho presa con il petto. Io sinceramente non ho visto. Secondo me l'ha toccata, però gli è rimbalzata sulla mano. Non era assolutamente calcio di rigore. Dal discatto alla conclusione c'è il 2-1 di Fontana. Bravo! Secondo tempo Golden Arrows, Setai Colò. Attenzione, subito! Battuta! Il gol del pareggio. 2-2. 2-2 per la Civicchia. Attenzione, e Baldo è gol, palla dentro di De Fazio, tutto in velocità, per Baldo. Tutto in verticale, per Baldo che veramente si è girato da due passi. Ci riprova il numero 7, si è murato. Se ne palla dentro. Conclusione, tocca sotto al pareggio, che pari. Pareggio? Tredicesimo. Sì. Come fa a sudare con a meno 3? E c'è l'attività cerebrale, ce l'ho già detto. Sì, vabbè. Lo scandisco si è fatto. Arrende, cross al centro, colpo in acqua, palla adesso lì. Il tocca il 4-3, mette la pressione al Setai e passa in vantaggio. Sedicesimo. Il numero 9. Ha segnato. Oh, Seba! Teo, vieni, Teo! Stanno a questa conclusione di Torrani, ma De Fazio chi non porta per se stesso, ma chi ne ha ancora il pallone. De Fazio e no, gioca. No, regolare. No, ma è giusto, sono d'accordo, in mezzo a tre. Setai vado a fare il coltello, dato il tiro da fuori, il gol 5-3, questo è uno spettacolo. Io direi più a barriera, quindi
Conclusione, Orio blocca a terra, subisce anche un fallo. Dai, col portiere. Che succede? Si accende una risposta. Qua non capisco le proteste però. Ci sono le proteste che non capisco sinceramente. Sono già finito però. Sì, prego, prego. Offro lo sponsor, non c'è problema. Canali di Castellammare, sponsor ufficiale del campo universitario. Sì. Ne ho capito che oggi gioca la Juve Stadia. 15:60 il match, Golden Arrows 3. Siamo qui per il Golden Arrows con Fontana, una brutta sconfitta inaspettata che di fatto vi estromette dagli Atenei. Purtroppo abbiamo perso, era partita decisiva, dovevamo vincere a tutti i costi e poi sperare che mercoledì gli altri niente, eravamo passati anche un gol di vantaggio, stavamo a tenere gli ultimi due gol, gli ultimi 5 minuti ormai ci avevamo tagliato le gambe. Siamo riusciti a partita, il tempo è passato. Ci fa una domanda, quelle gol alla fine secondo me sono da evitare in fotocopia, cioè cross dalla destra verso terra, l'uomo tutto solenale. Ci siamo trovati in inferiorità numerica, spesso il terzino era 2-1 e in questo caso usciva il difensore centrale in mezzo, ci trovavamo 2-1. E niente, due gol è vero in fotocopia, ne abbiamo presi tanti così. Metterci a posto, adesso vediamo. Secondo me è pesato tantissimo l'assenza del vostro migliore, il Cobra Bonomo. Bonomo sì, purtroppo oggi non c'è stato, perché ha fatto più gol e davanti può essere mancata infatti la sua presenza. Sembra che alla fine siamo anche calati fisicamente, purtroppo vabbè, è andata così, volevamo vincere a tutti i costi e invece siamo finiti. Forse non erano oggi i punti da guadagnare, li abbiamo persi, altre partite in cui li abbiamo pareggiati stanno vincendo anche di due gol, forse lì che abbiamo perso i punti e poi abbiamo dovuto giocare con ma infatti è stato per forza per vincere, purtroppo. Oggi si sta, abbiamo anche vinto, siamo più. Bocca al lupo per il proseguo, Gavazzi e Torrani. Gavazzi, una vittoria importante maturata con tanta sofferenza, ma giusta poi per quello che si è visto. Finalmente direi anche giusta per quello che si è visto fino ad ora, cioè abbiamo la prima partita che vinciamo, ma ne meritavamo forse anche altre, abbiamo pareggiate due, lottavamo sempre, oggi finalmente abbiamo tirato fuori, scusa la parola, ma i coglioni, e pur perdendo si è riuscito a recuperare a vita. Grazie al nostro bomber qua che ha fatto i gol decisivi. Infatti torna di Pagliaoni, un assist e un gol nel finale che hanno regalato la vittoria. Sì, sono molto contento della mia prestazione, ma soprattutto perché la squadra è riuscita a finalmente a ottenere questa prima vittoria che ci voleva. Una vittoria che secondo me serve tutto per far morale, per andare nel proseguo del torneo, per dimostrare che anche il Serie Colonial c'è, non è qui. Ci siamo ambientati, adesso che arriva la parte che conta, siamo carichi. Ecco, a questo punto vi dicevo vittoria della speranza, perché forse c'è ancora la speranza. Speriamo di finire gli Atenei. Speriamo. Speranza tutti a morire. E vi salutiamo i ragazzi del Setai. Grazie a te. Ciao.